Radio Magazin. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la Voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Singapore Guangdian Hai, di San Guangguang. Chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Tre i servizi di oggi. Alberto Oliverio, sociologo sull'impatto dei new media sui giovani. Parleremo poi di integrazione e allargamento dell'Unione Europea. Andiamo verso una società multietnica e multiculturale. Come i media si rivolgono a un siffatto diversificato audience. Ne parleremo con Sissi Peloso della Ferpi Milano. Concluderemo con una intervista a Antonio Emanueli, presidente dello SMAU di Milano, intervistato durante la rassegna Menti a Contatto di Napoli. E buon ascolto a tutti! Oggi il nostro ospite è Alberto Oliverio, incontrato durante la presentazione del rapporto sulla penetrazione delle nuove tecnologie nelle famiglie italiane e realizzato da Federcomin per Confindustria. Oliverio ha lavorato in numerosi istituti di ricerca italiani e stranieri, tra cui il Karolinska Institute di Stoccolma, il Brown Research Institute di Los Angeles, il Jackson Laboratory del MIND, l'Università di Sassari e l'Istituto di Psicologia e Psicofarmacologia del Consiglio Nazionale di Ricerca a Roma, che attualmente dirige. Inoltre è professore ordinario di psicobiologia nell'Università di Roma La Sapienza. Oliverio fa parte del comitato editoriale di diverse riviste scientifiche, è stato socio fondatore della Società Italiana di Etologia e della Società Italiana di Neuroscienze, organizza e partecipa a congressi nel campo delle neuroscienze e conferenze centrate sul tema dei rapporti tra biologia, neuroscienze e società, patrocinata dall'Accademia Nazionale dei Lincei, dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, dalla Comunità Economica Europea e altre organizzazioni. Infine collabora con il Corriere della Sera e con il Messaggero. In Giappone esiste il fenomeno del oikikomori, giovani chiusi in casa davanti ai computer, schiavi delle nuove tecnologie. In che modo possiamo proteggere i nostri giovani da una sovraesposizione al computer e a internet? Sentiamo appunto Alberto Oliverio. Ma penso che, diciamo, in Giappone è una cultura diversa in cui c'è una tendenza a volte un po' ossessiva, diciamo, a migliorare se stessi e quindi anche ad utilizzare internet in modo diverso. Quella di cui si parla è una forma di dipendenza che anche nel nostro paese esiste, perché a volte si passano ore nel chatting o nella diciamo consultazione della rete e via dicendo. Dipende dall'età, nei più giovani devono essere i genitori a porre un filtro, non un filtro diciamo che blocchi alcuni siti, a porre un filtro nel tempo che si dedica all'utilizzo della rete. Addirittura ci sono dei mezzi come la televisione che possono guastare la pace familiare o no? Beh sì, certo, diciamo. Oltre che suscitare discussioni. Sì, certo, se uno vuol vedere un programma e uno un altro, questo c'è sempre stato, diciamo, però penso che per un ragazzino è importante che abbia delle attività che sono più consone alla sua età, cioè quelle di fare esperienze in modo diretto, di giocare, di fare degli sport, insomma, altrimenti si favorisce una eccessiva passività e anche un po' di isolamento, anche se andando in rete ovviamente si può chattare con altri. Ecco, per anni possedere una moto, una macchina nuova, un telefonino ha rappresentato un segno di realizzazione, uno status symbol, ma ci sono anche talune persone e famiglie che riempiono le loro case con DVD, videoregistratori, un televisore in ogni camera, insomma spese folli da portarli all'indebitamento. Come possiamo definire questo fenomeno? Ma possono essere status symbol, tipo il televisore oltrepiatto, indubbiamente forse una resa superiore a quello tradizionale, però insomma non è una necessità assoluta, anche se i fabbricanti di televisori oltrepiatti non sarebbero entusiasti, però penso che a volte rappresentano veri e propri status symbol, un po' come negli anni all'inizio degli anni 60 così, o quando è stato
diciamo, introdotto nel mercato il televisore a colori, non, spesso erano a volte persone che non avevano un reddito molto elevato, le prime a volersi dotare di queste tecnologie proprio in quanto diventavano una specie di status symbol. Ecco, il rapporto di Federcomin di Confindustria dice che nelle famiglie italiane sta aumentando la spesa dedicata alle nuove tecnologie. Come valuta questo rapporto e come spiega questo fenomeno? È un rapporto interessante che, diciamo, sfata alcuni luoghi comuni, per esempio una forte differenza tra nord e sud che in linea di massima non esiste, una differenza tra maschi e femmine che in linea di massima non esiste, soprattutto tra i giovani, insomma, nell'uso di queste tecnologie. Fa vedere appunto come anche forse alcune di queste tecnologie possano avere un forte decollo e poi ripiegare, per esempio tipo le videocamere a favore di altre tecnologie, per esempio le macchine digitali. Certo, anche dal punto di vista economico non c'è spazio per tutti, quindi si capisce, diciamo, che uno debba fare delle scelte e delle opzioni, però il rapporto indica questo progressivo aumento della informatizzazione domestica e indica anche un problema, che è quello forse dello scarso uso delle persone mature e degli anziani, che hanno problemi o ritengono di avere problemi nel loro utilizzo. A volte non ne vedono nemmeno i vantaggi, se possono averne dei vantaggi penso che lo utilizzerebbero. Fin qui Alberto Oliverio, professore ordinario di psicobiologia nell'Università di Roma La Sapienza. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Realtà migranti, cosa fanno i media? È il titolo di un convegno svoltosi di recente presso la sede del Denaro, giornale di economia a Napoli, e organizzato dalla FERPI, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, la Unicom, Unione Nazionale Imprese di Comunicazione, e Etnica, Scuola per l'Economia Interculturale. Obiettivo: il ruolo dei media, la comunicazione pubblica e privata diretta a una società multiculturale e multietnica. Ne parliamo con Sissi Peloso, presidente nazionale della FERPI. Ma è un convegno che acquista secondo me anche un significato particolare, fatto proprio in questa data, il 28 aprile, quindi a ridosso della data in cui apriamo ulteriormente l'Europa a nuovi paesi. Dobbiamo domandarci se siamo pronti effettivamente ad accogliere, a integrare nella nostra realtà quelle che sono realtà migranti che provengono appunto dalle zone più disparate del mondo. Come relatori pubblici il nostro lavoro consiste proprio in una fase di ascolto, di recepimento di quelle che sono le aspettative e le istanze sociali molto spesso, e io credo che noi stessi, proprio la comunità dei relatori pubblici, sia ancora troppo poco attrezzata in questo senso. Cioè, nel nostro quotidiano siamo abituati a segmentare i pubblici, a capire le differenze appunto di aspettative da un pubblico all'altro, però molto spesso non comprendiamo questo tipo di pubblici, cioè i pubblici che provengono da paesi diversi. Ecco, per esempio si parla di cosa fanno i media per i migranti, però per esempio all'estero, in Germania, in Argentina, in Australia, no, esistono dei media, dei grossi broadcast che hanno delle trasmissioni in più lingue proprio per i lavoratori stranieri, no? Sì, questo è un tentativo che viene fatto anche da noi in qualche caso, non ancora così diffuso, però si comincia ad assistere al telegiornale in lingua per stranieri. Però quello a cui secondo me dobbiamo tendere, noi le relazioni pubbliche oggi sono molto concentrate sulla responsabilità sociale delle organizzazioni, siano esse pubbliche o private. La responsabilità sociale prevede uno degli obiettivi della responsabilità sociale è contribuire alla reputazione dell'organizzazione che le intraprende. Ecco, credo che noi dovremmo concentrarci maggiormente sulla nostra capacità di influenza nel costruire la reputazione dei migranti e quindi nel legittimare la loro presenza e la loro voce in qualsiasi contesto noi andiamo ad esaminare. È una cosa che facciamo ancora troppo poco, sicuramente. Nel nostro tipo di cultura la legittimazione passa attraverso la visibilità, passa
passa attraverso la ripetitività del messaggio. Lo stesso messaggio sentito una volta da una persona è un'idea, può interessarmi o meno, ma se io la sento ribadita dalla stessa persona o comunque vedo quella persona esprimere diversi concetti più volte, nel nostro tipo di cultura questo crea molto spesso la legittimità. Lo vediamo tutti i giorni attraverso i media, attraverso la televisione, la stampa, eccetera. Ecco, noi non abbiamo questo tipo di atteggiamento con i popoli migranti. Lì andiamo ad ascoltare, a intervistare, a sentire, vogliamo sapere che cosa pensano solo in aree molto ristrette, però non è ancora un tipo di approccio pervasivo nel quotidiano. Finché non facciamo questo salto culturale, ripeto, noi per primi come comunicatori sarà molto difficile arrivare a un'integrazione piena ed effettiva. Fin qui il servizio sul convegno di Napoli, realtà migranti, cosa fanno i media, sul ruolo dei media, la comunicazione pubblica e privata, diretta a una società multiculturale, multietnica e organizzato dalla Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, la Unione Nazionale Imprese di Comunicazione e Etnica, Scuola per l'Economia Interculturale. A questo punto la voce più autorevole di tutta la manifestazione Menti a Contatto, in collaborazione con lo SMAU di Milano, di cui ascoltiamo il presidente Antonio Emanueli. Allora, abbiamo al nostro microfono il presidente dello SMAU di Milano qui a Napoli. Ci troviamo in pieno della settimana della cultura scientifica e tecnologica. Innanzitutto due parole su questa fiera di Napoli. Beh, è un intervento che nei nostri auspici deve servire da stimolo al mercato campano e non solo, e meridionale in genere, rispetto a questo grande tema dell'aumentare la diffusione della capacità competitiva attraverso l'innovazione nel sistema economico, che in questi mesi vede l'Italia registrare continuamente dati non positivi come quelli comunicati nei giorni scorsi e anche stamattina dall'Istat sulla diminuita capacità competitiva delle aziende e dei distretti italiani. L'innovazione fatta di competenze nuove e capacità di stare su un mercato globale è un elemento fondamentale per risolvere e affrontare questo problema. Appunto, come giudica le risorse destinate dal governo all'innovazione tecnologica? Beh, le risorse destinate dal governo, nonostante sforzi importanti che sono stati fatti, sono tuttora insufficienti nel quadro generale. Io affronterei il problema da un punto di vista macroeconomico, voglio dire, e non di singolo intervento. A livello di macroeconomico noi vediamo che il sistema della piccola e media impresa ancora non sta investendo in modo significativo in innovazione, anche nel primo trimestre del 2004, e conseguentemente proprio a livello delle direttive di politica economica la diffusione dell'innovazione tramite una Tecnotremonti, per fare un riferimento specifico, o tramite iniziative di grande portata, di diffusione culturale, devono essere indubbiamente molto più patrimonio di tutti e non solo di alcuni esponenti della compagine governativa che si stanno indubbiamente impegnando, ma che probabilmente fanno fatica a trovare udienza e ascolto da parte di chi poi ha in mano l'architettura della spesa complessiva. Ecco, recentemente il governo ha approvato un decreto per la tutela del diritto d'autore in rete, no? Per proteggere i file protetti dal copyright. Come giudica questa azione? Beh, innanzitutto stiamo parlando di un tema molto complesso. L'anno scorso noi come SMAU avevamo in qualche modo sottolineato come l'incremento fiscale sui supporti magnetici che è stato approvato, e cioè l'aumento delle tasse sull'acquisto di CD-ROM, floppy disk, eccetera, appesantiva la capacità di diffondere questo tipo di aspetto. Questo incremento era stato giustificato dalla necessità di corrispondere delle somme a difesa e a parziale rimborso del diritto d'autore, visto che questi supporti servivano per scaricare contenuti dalla rete. L'ulteriore disposizione, che ripeto andrebbe affrontata in termini significativi, indubbiamente pone limiti molto forti a questo tipo di attività. Mi sembra di riscontrare un atteggiamento che va coordinato meglio da questo punto di vista, e quindi se si pagano le tasse sui supporti, allora trovo parzialmente contraddittorio l'impedire poi il download, lo scarico della rete di contenuti
cose di questo tipo. Probabilmente bisognerebbe riorganizzare, mettere intorno a un tavolo tutti i vari soggetti coinvolti e trovare un approccio univoco. Le email diventano, hanno valore legale, ha detto. È un'iniziativa del ministro Stanca, mi sembra un'iniziativa estremamente intelligente. Faccio due esempi molto pratici. Oggi se uno deve fare il bollo di un'auto deve necessariamente presentarsi all'ACI con i contanti e fare un'operazione che gli porta via mezza giornata. Se deve fare una denuncia dello sbagliamento di una carta di credito deve muoversi, andare a un commissariato, perdere mezza giornata per compilare un modulo che poi oggettivamente ha pochi riscontri pratici. Se di fatto deve adire a tutta una serie di comunicazioni formali, non può utilizzare un mezzo così veloce, economico, efficiente come l'email. Francamente, dato che l'email ha tutti i presupposti per essere certificata, per essere monitorata, per individuarne chi l'ha emessa, eccetera, questa iniziativa mi sembra un'iniziativa assolutamente al passo coi tempi e spero che diventi operativa nel più breve tempo possibile. Le autorità svedesi hanno individuato un sito internet che apparteneva al gruppo di Hamas, no? Al gruppo terroristico. La rete è tra gli innumerevoli aspetti positivi che ha in termini di disponibilità verso la comunità internazionale, mondiale, il singolo cittadino, di informazioni, di temi, di capacità di informarsi, eccetera, e indubbiamente ha anche delle aree di criticità. Stiamo parlando di terrorismo in questo momento, potremmo parlare di contenuti pedofili o di altri tipi di temi. Bisognerebbe solo organizzarsi per perseguire in maniera intelligente, consapevole, determinata e continuativa nel tempo questo tipo di iniziative, ma senz'altro non utilizzerei questo tipo di argomentazioni per sminuire minimamente l'enorme impatto che la rete ha nella società moderna. Nei giorni scorsi leggevamo anche sui giornali delle mamme italiane che cercano di trovare modalità di acquistare in rete il latte in polvere che in Italia costa il doppio di quanto costi in altri paesi limitrofi, in Francia, in Austria, eccetera. Cioè ci sono indubbiamente fenomeni che ci fanno capire che ormai non siamo più soli al mondo, i mercati non sono più isolati, sono mondiali. L'importante è prenderne coscienza e non fare gli struzzi e quindi rifiutare una realtà che ormai è inarrestabile. La Cina 10 anni fa proibiva ai propri cittadini l'accesso ad internet, o comunque lo vincolava fortemente. Quest'anno è il secondo paese al mondo come numero di navigatori in internet e questo è uno degli elementi che qualificano poi il dinamismo cinese anche in termini generali, in termini economici. Quindi nessun rifiuto, molta attenzione, molta determinazione e intelligenza nel limitare e nel perseguire gli aspetti negativi. Fin qui Antonio Emanueli, presidente dello SMAU di Milano. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Facebook punta a diventare un vero e proprio internet provider. Secondo il Washington Post, sarebbe in trattativa con il governo e gli operatori telefonici statunitensi per offrire accesso gratuito a internet attraverso il suo servizio Free Basics. Il programma sarebbe rivolto alle persone meno abbienti del paese e alle aree rurali degli USA ed è stato già testato nei paesi in via di sviluppo, non senza polemiche. In India, ad esempio, è stato bloccato dalle autorità perché danneggia il principio di neutralità della rete. Free Basics è un costola di internet.org, il progetto che mira a portare il web in tutto il mondo. Soprattutto in paesi poco coperti, offre un accesso gratuito ma parziale ad alcuni servizi web e news, informazioni sanitarie e di lavoro, dando una certa priorità ai contenuti offerti al social network, da qui la decisione dell'India di bloccarlo. Secondo la fonte del Washington Post, la società di Mark Zuckerberg sta trattando con le autorità americane proprio per evitare di inciampare nelle stesse problematiche che ha affrontato con il governo di New Delhi. Secondo un recente studio del PEW Research Center, il 15% degli adulti statunitensi non ha altra fonte, al di là dello smartphone, per accedere al web. È un 48% di quelli che accedono alla rete dal cellulare hanno dovuto sospendere il servizio perché non se lo possono permettere. Inaugurato ufficialmente la settimana scorsa a Napoli, ma era stata annunciata nei mesi scorsi, la iOS Developer Academy, grazie alla partnership tra l'Università Federico II di Napoli e Apple,
e la prima scuola europea per sviluppatori di app. Il primo corso, della durata di 9 mesi, ha preso il via lunedì e sarà riservato a 100 minuti cervelloni provenienti da ogni parte del mondo che hanno superato le selezioni trasformando la residenza universitaria di Napoli Est in una sorta di Apple Academy. Il via al progetto alla presenza, tra gli altri, del ministro Giannini. Oggi investire a Napoli conviene. Napoli non ha più l'immagine dei rifiuti ma di una città vitale, competitiva, piena di giovani, competenze, creatività, fantasia, energia, umanità e capacità economiche al netto di problemi che sono tantissimi. Una città che non si abbatte e esprime competenze importanti. L'obiettivo è che i giovani non vadano via da Napoli dopo essersi realizzati e specializzati, ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistri. Sembrava impossibile realizzare un progetto così ambizioso in soli 4 mesi. E invece ce l'abbiamo fatta grazie al lavoro di tutti, dalle istituzioni all'ultimo operaio che ha lavorato fino alla scorsa notte, ha spiegato, non senza un pizzico di emozione, il rettore della Federico II. Gaetano Manfredi, il sogno è tenere nella nostra terra i nostri giovani e ringrazio Apple che ha creduto in qualcosa che sembrava quasi impossibile. È una giornata bellissima per i ragazzi. È una straordinaria occasione per il Sud. Abbiamo già investito 100 milioni e proseguiremo nell'investimento con altri 30 milioni di euro, ha affermato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Snapchat, popolare servizio di messaggistica per tablet e smartphone, è pronto a sbarcare a Wall Street. Secondo fonti del Wall Street Journal, starebbe lavorando ad un IPO che potrebbe portare il valore della società ad almeno 25 miliardi di dollari. L'obiettivo di Snap Inc., questo il nome della società, che ha sede in Venice, California, punterebbe a chiudere l'operazione entro il prossimo marzo. Snapchat, molto popolare soprattutto per la caratteristica di poter inviare messaggi che si cancellano automaticamente poco dopo l'invio. Se dovesse portare in porto il piano sarebbe la più grande azienda a sbarcare a Wall Street dal 2014, da quando fece il suo ingresso al New York Stock Exchange, il titolo del colosso cinese di e-commerce Alibaba. Sam sottolinea il Wall Street Journal, sarebbe inoltre la prima di un nutrito gruppo di piccole ma ben valutate società, vedi Uber, a sperimentare le acque di Wall Street. Attualmente il valore di Snapchat, fissato sui 17,8 miliardi di dollari, quest'anno le entrate attese sono tra i 250 e i 350 milioni di dollari, e le previsioni parlano di almeno 1 miliardo di dollari per il 2017. Nel 2015 le entrate erano di appena 60 milioni di dollari. Roma è in cima alla classifica delle città italiane e terza in Europa, Medio Oriente e Africa, area EMEA, in cui ci sono più computer zombie o botnet, cioè una rete di dispositivi grazie ai quali, all'insaputa dei legittimi proprietari, i criminali informatici possono sferrare attacchi da remoto. Il paese che detiene questo preoccupante primato è invece la Turchia. È il dato che emerge da una ricerca di Norton by Symantec in Europa, Medio Oriente e Africa, area EMEA, disponibili anche a noleggio nel dark web. Le più grandi botnet possono mettere in rete milioni di dispositivi connessi a internet e utilizzarli in attacchi coordinati. Questi sistemi vengono usati per inviare spam, commettere frodi o ciberaggressioni che mettono fuori uso un sito web. Il termine botnet è diventato di dominio pubblico nei primi anni 2000, quando un adolescente canadese dal nickname Mafia Boy con questo metodo ha messo a ferro e fuoco portali del calibro di Amazon, eBay e Yahoo. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.